Massimo Ghizzani, vicepresidente vicario WISP Grosseto, che per oggi è nella veste di accompagnatore e divulgatore di Fit Walking, perché comincia, pur tra difficoltà, questa nuova stagione del Fit Walking, un bel gruppo di persone pronte a camminare. Sì, finalmente ripartiamo, eravamo fermi da novembre, da quando ci hanno stoppato, ed oggi finalmente siamo riusciti a ripartire. Ho scelto un percorso pienamente di campagna in modo da poter stare più in sicurezza, mantenendo tutte le distanze possibili. L'aria aperta credo che si possa fare senza nessuna paura di contagio. Insomma. Tra l'altro, con l'arrivo della bella stagione, anche se oggi tanto bella la giornata non è, sarà ovviamente anche più facile stare all'aperto, stare in compagnia, camminare, fare attività fisica in sicurezza. Sì, appunto, ho scelto proprio questo percorso per quello, anche se oggi siamo incappati come giorno di apertura, è una giornata un po' incerta, ma si spera che insomma il tempo regga e si possa stare veramente bene in compagnia, soprattutto, anche perché manca questa cosa. Il gruppo è numeroso, uomini e donne di tutte le età, perché il fit walking è uno sport, una disciplina per tutti. Sì, il fit walking è una disciplina che è alla portata di tutti, che possono fare tutti, basta insomma, un po' di scarpe da ginnastica, un minimo di allenamento e veramente è una camminata che possiamo veramente fare tutti e che fa bene veramente a tutto il corpo. Riparte la stagione del fit walking WISP, c'è anche un nuovo istruttore, Massimo Soldati, che ha sfruttato questo periodo, diciamo, di pausa forzata per formarsi, è diventato appunto istruttore, prima era accompagnatore e divulgatore. Massimo, oggi è una giornata non tanto bella dal punto di vista climatico, ma importante per ripartire. Certamente, è una giornata importante perché finalmente, essendo divenuti tutti di zona gialla, praticamente possiamo finalmente riprendere le nostre camminate, passeggiate. Speriamo di essere sempre più numerosi. Oggi il tempo non ci assiste, però se non piove riusciremo comunque a fare una bella camminata. E niente, speriamo di poter continuare così fino alla classica interruzione estiva per poi riprendere a settembre con le camminate infrasettimanali che ci stavano dando molte soddisfazioni, perché comunque è un'attività che fa bene, che fa socializzazione, che fa star bene, perché comunque il movimento non eccessivamente impegnativo per le articolazioni consente di mantenere il controllo del peso, di ridurre le patologie, diciamo, che abbiamo un po' tutto, il colesterolo un po' alto, l'ipertensione, quindi è una disciplina molto semplice, non c'è bisogno di nulla praticamente se non di un paio di scarpe comode, e osservando alcune piccole regole e della tecnica di fit walking si riesce a fare anche un bel passo e delle belle percorrenze che possono dare anche soddisfazioni per quelli che eventualmente vogliono andare a raggiungere obiettivi e traguardi ancora, diciamo, più impegnativi rispetto alla classica camminata. Inutile dire che questo è un periodo complicato per tanti motivi, ma il fit walking si fa all'aria aperta, si fa distanziati, seguendo le regole, quindi una disciplina che può essere portata avanti in sicurezza. Certo, certo. Proprio per il fatto di essere prevalentemente, si potrebbe fare anche al chiuso, esiste un fit walking indoor, però chiaramente non ci interessa, noi ci interessa poter stare all'aria aperta, fare percorsi possibilmente sempre diversi, scoprire anche angoli magari della città o della immediata periferia, e all'aria aperta, quindi respirando aria buona, evitando magari le strade più trafficate, e stare in compagnia e cercare di far stare tutti al meglio.